Salve a tutti, siamo a Iper Festival, il festival dedicato al mondo delle periferie. Il festival tende ad affrontare l'argomento della periferia insieme in un modo molto più attraverso una serie di discipline che si articoleranno nei 3 giorni del festival. E quindi avremo dall'architettura, urbanistica, geografia, teatro, musica e naturalmente fotografia. Di cosa noi ci occuperemo oggi? Fotografia. Siamo qui a Officine Fotografiche e stiamo per presentare il laboratorio che tiene Massimo Siracusa da diversi anni qui da noi a Officine dal titolo Paesaggi Diversi. Perché Paesaggi Diversi all'interno del festival di Iperfestival? Perché abbiamo cercato attraverso queste immagini di trasmettere un'idea diversa della periferia, non solo quella che solitamente viene immaginata e proposta, come dire, da un percorso lineare, da una circonferenza lineare fatto dall'urbanistica. È un modo diverso di approcciarci alla periferia, un modo molto più legato alla, come dire, all'intimo delle persone che hanno partecipato a questo laboratorio. Io ringrazio naturalmente Massimo Siracusa per il suo apporto a questa manifestazione, a quello che dà da sempre, da tantissimi anni ormai qui a noi, Officine Fotografiche, e a tutte le persone che hanno partecipato a questo laboratorio e che si presenteranno poi loro mano a mano. Passerei la parola a Massimo Siracusa, che ci dà l'idea di come viene condotto questo laboratorio, del successo che ha avuto in tutti questi anni, e poi in secondo momento vedremo le immagini e il risultato di questo laboratorio. Allora, grazie Emilio, buonasera a tutti. Dunque, Paesaggi Diversi è un laboratorio, diciamo, l'evoluzione di un progetto, di un laboratorio che io appunto tengo da molti anni ad Officine e che poi ha avuto questo sviluppo, come dire, inatteso, però peraltro molto interessante proprio perché probabilmente dietro ogni problema, dietro ogni difficoltà si cela poi anche un aspetto positivo, e cioè la pandemia, la necessità, quindi l'impossibilità di potersi incontrare direttamente con i partecipanti ai nostri laboratori ha creato i presupposti per una potenzialità differente di questi laboratori, per cui ci siamo allargati non più al tessuto urbano di Roma, ma al contrario, invece, abbiamo avuto la possibilità di aprirci a tutta l'Italia. E questo è stato l'aspetto che credo sia stato poi l'evoluzione quasi più interessante rispetto al laboratorio stesso, proprio perché a questo punto noi abbiamo avuto il contributo e la possibilità di sviluppare una progettualità, una visione, una capacità di saper interpretare questo territorio italiano nelle sue innumerevoli sfaccettature. Qui noi oggi abbiamo dei partecipanti, dei fotografi che hanno percorso, diciamo, territori molto diversi tra di loro, da Aosta a Roma, passando per Siena, per Rieti, e quindi con degli aspetti, ognuno, diciamo, con un dialogo tra il territorio e il proprio modo di vedere questo territorio, e quindi, diciamo, è un punto di vista e la necessità dell'affermazione di un punto di vista legato a un luogo, a un territorio. In realtà l'idea di periferia è un'idea che noi possiamo declinare in tanti modi diversi, cioè la possiamo declinare come appunto la periferia urbana, quindi quell'area, quella fuori dal centro e che molto spesso presenta anche delle problematiche strutturali, economiche, sociali, ma non soltanto in una visione negativa, ma come appunto territorio esclusivamente che incide e dove accadono, dove si svolge una parte della vita delle persone che ci abitano, o la maggior parte della vita delle persone che ci abitano, che è al di fuori, diciamo, delle aree del centro della città, degli luoghi, diciamo, iconici di una città. Ma l'idea di periferia è anche un'idea,
di tutto se noi l'allarghiamo come concetto, e può attenere, può interessare anche tutta quella parte del territorio, in questo caso italiana, ma non soltanto italiana ovviamente, ma diciamo tutta quella parte del territorio che è un po' fuori diciamo dai luoghi iconici, no? Che racconta delle storie che sono appunto o delle storie personali o di vissuto personale o dei paesi, delle città che incidono nella nostra provincia, dove però in realtà la maggior parte degli abitanti di questa nazione finisce per vivere, per trascorrere la propria vita, cioè che sono quindi quella parte del territorio che diventano aree, io definirei quasi dei palcoscenici dove poi ci sono tutta una serie di accadimenti, l'accadimento della nostra vita, delle nostre relazioni, degli nostri sviluppi, dello sviluppo dei tessuti sociali che ci abitano, che vivono all'interno, delle relazioni che si creano. Ed è in questo senso, diciamo, il concetto di luogo, di territorio e quindi il concetto di periferia che è importante, a mio giudizio, svilupparlo, in cui quelle aree, quel territorio, quel tessuto, diciamo, della nostra, in questo caso della nostra nazione, ma diciamo di quei luoghi dove in realtà noi finiamo per determinare le nostre relazioni. Ed è attraverso l'analisi, l'indagine, la verifica di questi territori, che noi abbiamo la possibilità di conoscere le relazioni che si creano, di conoscere la nostra identità, di conoscere anche l'idea di futuro che noi abbiamo, perché ogni investimento di tipo strutturale, ogni sviluppo architettonico, ogni trasformazione presente all'interno di un'area, sviluppo, per esempio, di quartieri e quindi di struttura urbanistica, oppure ogni relazione che esiste tra la città e la campagna, quindi la relazione tra territorio antropizzato e non antropizzato, e come questi territori si sviluppano, procedono, vengono progettati, vengono gestiti e vengono organizzati, e ci dà la possibilità anche di capire non soltanto i sistemi, come dire, la differenza tra una buona e una cattiva amministrazione di un territorio, ma anche che idea di futuro noi abbiamo, che prospettive di futuro, che idea di sviluppo anche legato a temi come l'ecologia, la protezione del territorio, l'inquinamento, lo sviluppo economico. Ecco, allora, per me l'idea di periferia entra all'interno di tutti questi processi, ed è così che in qualche modo noi abbiamo cercato di sviluppare questo percorso, che poi è stato compiuto dai partecipanti di questo laboratorio. Per cui ognuno di loro ha indagato una parte del proprio territorio, in alcuni casi anche territori legati alla città di Roma, in cui era importante mettere insieme, per esempio, alcuni aspetti anche molto particolari, cioè una relazione intima di un quartiere come Garbatella, oppure la relazione tra un acquedotto e il tessuto urbano, cioè quindi come la città poi ha inglobato la sua storia e la vive nella quotidianità e la trasforma anche nella sua quotidianità, oppure altre città, la periferia di Siena, o una visione, come dire, davvero, davvero quasi da città del futuro della ricostruzione dell'Aquila, vissuta esclusivamente attraverso uno sguardo trasversale sulle gru che ricostruiscono questa città. E allora, ecco, attraverso queste visioni, diciamo così, personali, noi abbiamo tentato di raccontare una parte del nostro territorio,
e di raccontare appunto le storie che accadono all'interno di questo territorio. Sono microstorie, che però sono, è proprio attraverso le microstorie che noi raccontiamo la nostra vita. Grazie Massimo. Allora io direi, vediamo insieme le immagini e finite le immagini ci facciamo alcune domande. Allora, Massimo, vuoi fare qualche domanda tu per sentire le loro esperienze? Sì, diciamo, io comincerei, diciamo così, va bene, faccio delle domande io. Allora, vediamo da chi, comincio così, secondo qual ordine con cui ho fatto. Franco Zanin, tu
Tu hai lavorato su Eccomi. Aosta, eccoti, eccoti. Allora, tu hai lavorato su Aosta ed è interessante, diciamo, il tuo lavoro mi è sembrato molto interessante per come si è sviluppato, perché era un misto tra una visione rigorosa e allo stesso tempo anche uno sguardo che usciva fuori all'interno di queste foto abbastanza intimo, cioè, nonostante, diciamo, la visione, come dire, rigorosa delle inquadrature, dell'approccio, ed è venuto fuori una città. Io sono andato, conosco, insomma, parzialmente, diciamo, Aosta, però ci sono andato varie volte, ma ne avevo un'impressione di una città molto diversa da quella che poi è uscita fuori dalle tue foto, no? Nonostante tu non abbia lavorato solo nella periferia dell'Aosta, ma anche in aree più del centro. Ed esce fuori anche una città, come dire, per certi versi meno austera, mi sembra un po' più, anche quasi più friendly di quanto non immaginassi all'inizio. Sicuramente molto diversa dall'impressione quasi che in questo periodo come dire, abbastanza diffusa, che viene fuori da, non so, dai Veicolata. libri di Manzini dell'ispettore Rocco Schiavone, quindi con questa città Aosta un Quelli, beh, po'. sono molto cupi anche, Sì, quindi. molto poco. Mentre invece è venuta fuori una città quasi mediterranea, nonostante sia in montagna. Volevo un po' capire qual è stato poi il tuo punto di vista, no? Come ti sei approcciato a Ma questo. allora, queste immagini che abbiamo visto, beh, le mie appartengono a una serie di molte altre immagini che ho scattato nell'arco di un anno. E quindi, diciamo, senza un progetto preciso, sono foto che io scatto camminando per la città. Quindi, quando sono colpito da determinate condizioni, magari di luce o di situazioni. E la città è molto piccola, quindi diciamo anche il discorso della periferia, tra centro e periferia c'è poca distanza. In alcune di queste alle spalle c'è già la montagna e davanti c'è già il centro. E, rivedendole poi così, una cosa appunto che mi ha attirato è stata anche la presenza delle montagne, che sono veramente incombenti, quindi si creano queste situazioni, queste coreografie dove ci sono le case, dietro ci sono queste montagne, queste pareti di più di 3.000 metri. Sì, infatti questa è una presenza molto forte, peraltro, che dà una connotazione precisa anche al territorio. Bene, io andrei avanti con altre domande. Allora, poi c'è Sara Cirulli, che ha fatto un lavoro che io trovo molto interessante, perché ha lavorato in questa relazione tra, diciamo, di 2000 anni di vita del territorio, no? Con questa relazione tra l'acquedotto romano e la città di oggi. Quindi c'è un continuo rapporto, c'è un po' questo aspetto che mi sembra che esca fuori in maniera così forte, in cui la città un po' ha inglobato l'acquedotto, lo ha quasi appunto trasformato, no? È diventata parte integrante del tessuto urbano, come se non ci fosse nessuna soluzione di continuità tra acquedotto, macchine, palazzi, strutture costruite a fianco, in un caos visivo che è anche tipico di Roma, esce fuori un po' l'anima, secondo me, di questa città, attraverso queste foto. Ed è anche interessante perché ti fa capire come poi tutto in una città come Roma, poi come le cose vengono acquisite, trasformate, quasi tolte di sacralità, no? In cui addirittura l'acquedotto diventa appunto area di parcheggio, diventa area di concostruzioni che lo assorbono. E questo, diciamo, questo aspetto tipico, che io credo che sia quasi veramente un aspetto tipico di Roma, no? In cui tutto viene dissacrato ed escono fuori, ed esce fuori altro, per cui questo acquedotto si trasforma, diventa un'altra
un'altra cosa. Volevo un po' capire da te allora perché questa idea dell'acquedotto, che cosa ti ha spinto a fare queste foto e poi anche questa visione, diciamo, della relazione che continuamente è presente tra l'acquedotto e quello che c'è attorno. Sì, esatto. E mi piaceva l'idea di percorrere un po', qua siamo a Roma, quindi la periferia romana, e l'acquedotto è appunto un collegamento, siamo nella zona est di Roma e sostanzialmente è la zona più popolosa della città e l'acquedotto alessandrino appunto. E partendo da fuori il raccordo, poi arriva fino al centro città e attraversa tutta la periferia romana. E mi piaceva appunto indagare un po' la differenza partendo da fuori, andando verso il centro, e di come cambia la città e di come cambia il rapporto tra la città e l'acquedotto. E quindi un po' diciamo, le foto si sono sviluppate in questo senso. E la difficoltà giustamente è stata quella appunto rappresentata di trovarmi di fronte a una situazione abbastanza caotica, quindi cercare di focalizzare magari l'attenzione proprio su quello che vedevo, fotografando anche quello che normalmente invece nelle fotografie non viene incluso, quindi la macchina o dei particolari di vita. E quotidiana e sostanzialmente qui parliamo proprio di periferia, quindi nel vero senso della parola, e partiamo appunto ho studiato un po' quelli che erano i tratti visibili dell'acquedotto, che in parte scorre sotterraneo, invece in parte appunto è visibile. Partiamo da una borgata che appunto sta fuori il raccordo e che è chiamata appunto Arcacci. E prende proprio il nome dagli archi dell'acquedotto e qui è quella che è la periferia attuale di Roma e poi invece spostandosi verso il centro andiamo ad incontrare quelle che invece erano prima le periferie di Roma e ad esempio diciamo il punto dove l'acquedotto è più riconoscibile è quello a Centocelle. Dove l'altezza degli archi è diciamo notevole. E in questa zona, negli anni, fino agli anni 50 e anche dopo, praticamente era quello il limite della città, della zona urbanizzata di Roma. Era una zona ancora diciamo verde, rurale, e quindi è stato interessante proprio questo passaggio. E lungo appunto la direttrice dell'acquedotto, attraversare tutte quelle che sono le periferie romane, i vari quartieri e vedere le differenze, come l'acquedotto dialoga con il tessuto urbano oppure anche magari con parchi urbani. La presenza dell'acquedotto è stato anche, diciamo, un motivo per riqualificare recentemente quelle che sono quelle che erano delle zone verdi. Magari un po' al margine della città e che poi invece la presenza dell'acquedotto ha fatto sì che venisse appunto riqualificata la zona e realizzato un parco, un centro di aggregazione per i vari quartieri, ecco. Bene, andiamo avanti. Silvia Pallotti, tu invece hai fotografato l'Aquila. Allora, il lavoro di Silvia, diciamo, quando lei mi ha detto, diciamo, io voglio lavorare sull'Aquila, sulla ricostruzione dell'Aquila, ero un po', come dire, preoccupato perché moltissimi sono i lavori sull'Aquila, su questo lunghissimo processo di ricostruzione, scusate, della città. E quindi, insomma, in qualche modo mi sembrava che potesse essere sempre una sorta di ripercorrere delle strade ormai ampiamente viste. Mentre invece mi ha colpito molto l'idea che poi lei ha messo in campo perché questa ricostruzione è stata vista in maniera davvero, scusate, davvero trasversale, perché
ha fotografato fondamentalmente tutte le gru e i tetti della città che costruiscono, che creano, diciamo, una sorta di scenario. Non saprei come definirlo, sembra quasi un mondo, diciamo, assurdo, di tutto di metallo, con questa una specie di paesaggio quasi futuro, no? È veramente curioso questo punto di vista, perché nello stesso tempo dà l'impressione, appunto, dell'idea dell'imponenza della quantità di lavoro che si sta facendo all'interno dell'Aquila per ricostruire questa città, perché decine e decine di gru che dialogano tra di loro, è uno spettacolo, è uno scenario assolutamente unico. E dall'altra parte, però, come dire, crea anche un paesaggio immaginario, un paesaggio fantastico, un paesaggio assolutamente surreale. Per cui, diciamo, questi due aspetti mi sembravano il punto di vista interessante di questo percorso. Come ti è venuta in mente questa idea, in realtà? Allora, in realtà, diciamo che il progetto è nato per due motivi. Per alcuni aspetti volevo un po' documentare quella che è la situazione della città 12 anni dopo, e questo è un aspetto. E dall'altra parte c'è anche qualcosa di molto più legato al mio vissuto, perché in qualche modo era da tanto tempo che volevo raccontare quella che è stata l'esperienza del terremoto che io ho vissuto, e però non c'ero mai riuscita. E diciamo che l'esperienza della pandemia mi ha quasi obbligato a farlo, nel senso che mi ha costretto a rimanere qui, non andare, non fuggire, non girare lo sguardo verso altri luoghi e rimanere sul territorio e raccontare quello che c'era, quello che avevo davanti agli occhi tutti i giorni, e di provare a trovare anche un modo per raccontarlo. In realtà non avevo idea neanche io di cosa raccontare, proprio perché tanto è stato detto, tanto si continua a dire, e quindi volevo provare a trovare un mio sguardo su questa esperienza. E quindi, uscendo, girando per la città, ho provato, e alla fine diciamo che ho trovato ho voluto un po' raccontare questo rapporto che c'è tra i ferri, tra l'acciaio, tra le gru e le architetture della città, no? Quindi ci sono questi ferri che in qualche modo, questi acciaio, queste gru che in qualche modo comprimono, sovrastano la città, ma nello stesso tempo la sorreggono e danno anche un po' il senso della ricostruzione che è in atto, del movimento che c'è in qualche modo. E quindi ecco, è stato un po' un caso, nel senso, nelle passeggiate camminando per la città a un certo punto ho trovato questa modalità di raccontare la città. In realtà è qualcosa che è vero che è un documento, ma è qualcosa che risponde anche molto alla mia emozione, nel senso che la sensazione che avevo quando camminavo avevo un pugno allo stomaco proprio per tutto quello che c'era stato, no? E questa relazione tra il ferro, quindi questa presenza ingombrante e stridente del metallo, mi un po' diceva qualcosa anche su quella che era un'emozione mia presente. Quindi penso questo è stato un po' il filo conduttore. Bene, bene. Bene, grazie. Maria Luisa Boccacci, diciamo che il lavoro di Maria Luisa mi è sembrato un lavoro... diciamo, lo considero un nome, è sembrato, lo considero un lavoro estremamente poetico. Lei ha raccontato un'area, attorno a Rieti, diciamo, un'area un po' rurale, veramente, veramente periferia da un punto di vista proprio della percezione visiva, quasi, no? E l'ha raccontato con lo stesso, secondo me, con la stessa delicatezza, anche la stessa necessità di, diciamo, di percorrere, o perlomeno quello che esce fuori dalle foto è un po' questa la sensazione che lei abbia percorso questo dei luoghi, diciamo, conosciuti, dei luoghi quasi intimi, dei luoghi, ecco, quasi dei luoghi un viaggio nella memoria, no? Nella propria memoria personale, nella memoria di un luogo. Ora, non so quanto in realtà di questa memoria tua c'è all'interno di questo luogo, e ne abbiamo parzialmente parlato durante il corso che abbiamo fatto, però
diciamo, le foto sono davvero così delicate che mi hanno molto, molto spesso ricordato delle immagini di Ghirri, anche se io non amo molto fare dei rapporti tra quello che vedo, diciamo, dei lavori attuali e quindi come riferimento sempre a dei grandi fotografi del passato, perché io credo che poi ognuno ovviamente attinga da processi, attinga da un lavoro o da quello che è stato prodotto da altri fotografi, soprattutto dai grandi maestri che ci hanno preceduto, ma poi ognuno cerca di trovare anche una, è importante che cerchi di trovare una propria strada, anche un proprio punto di vista. Però in questo caso, diciamo, non lo dico perché penso che siano state, che l'atteggiamento di Maria Luisa sia stato quello di una, come dire, di un percorrere una strada già conosciuta, ma perché è proprio questa delicatezza di visione che mi ha ricordato lo sguardo di Ghirri, non tanto quindi la similitudine rispetto all'approccio, quanto, come dire, la similitudine di delicatezza, mi è sembrata che fosse, diciamo, questa somiglianza. Però appunto volevo chiedere a lei appunto come è arrivata a questo percorso e perché ha fatto questo lavoro e quanto c'è di tuo all'interno di questo lavoro. Allora, sì, diciamo il tratto sicuramente più mio che ho voluto un po' imporre alla visione di tutte le foto è forse l'ambientazione che ritorna con, diciamo, con la nebbia, quindi il richiamo a questa atmosfera un po' sospesa, e questo forse è proprio legato a una mia visione personale della memoria che ho del territorio che vivo adesso e che ho vissuto negli anni, perché è la mia città, è il mio territorio che ho raccontato. Mentre devo dire che per i luoghi, per la scelta delle singole ambientazioni, è stata, diciamo, un'esplorazione che ho sviluppato e che ho voluto fortemente portare avanti proprio per questo progetto, diciamo, partendo dal presupposto che è quell'ambiente rurale che caratterizza e che dà l'identità al contesto di questa città, che è Rieti, e che un po' come è stato richiamato nelle premesse, è per la sua identità una periferia della classica della provincia italiana, in qualche modo che sfugge a certe dinamiche di sviluppo e di evoluzione da altri contesti più urbani. E quindi, diciamo, guardando con questa prospettiva, mi sembrava forse la cosa più interessante andare ad esplorare, ad approfondire il rapporto che la parte urbana, quindi il tessuto urbano, cioè come il tessuto urbano si è andato ad insediare e a mangiare il territorio rurale che è quello prevalente. E quindi l'esplorazione nasce dai posti più, diciamo, dal centro di questo, della pianura, quindi dei luoghi più distanti dal centro città, fino ad avvicinarsi mano a mano a quella fascia di frangia in cui appunto il tessuto urbano e la parte urbanizzata si confronta invece con il limite della zona non urbanizzata. E quindi ecco questo contrasto, ho pensato fosse un po' la cifra per raccontare il territorio. E diciamo, per raccontarlo attraverso le tracce che magari in passato sono state lasciate nelle zone più periferiche, quindi andando a scoprire quegli insediamenti rurali che raccontavano magari un certo modo di vivere comunitario e di vivere anche di vivere legato magari ad altre attività agricole e rurali rispetto a quello che invece oggi vediamo nei centri urbani canonici, quindi agli insediamenti più urbani classici. Ok, grazie anche a te. E poi c'è Miriam Del Vicario che ha fotografato dei parchi di Roma. E in realtà, quello
questa è una visione, diciamo, la cosa secondo me, lo sguardo interessante è che poi questi parchi sembrano essere animati, no? Perché ci sono queste figure, queste opere, diciamo, di street art che escono fuori dai muri un po' cadenti presenti all'interno dei parchi. Anche là, secondo me, è proprio un'anima tipicamente romana, no? Di questa... La sensazione, diciamo, della imperfezione che sembra quasi proprio anche questa una sorta di caratteristica tipica di Roma, unita però anche alla creatività, quindi alla necessità di un'espressione, per cui arrivi là e c'è lo street artist che fa i disegni e che crea appunto anche questa, come dire, che anima, che rende viva un'area. Che ci dici a proposito di questo? Allora, il mio progetto è nato proprio durante il laboratorio e lo sto tuttora portando avanti. È nato in realtà in maniera naturale, perché in quel periodo, nei mesi del lockdown, i parchi erano gli unici spazi pubblici frequentati. In realtà io sono stata da subito attirata da queste presenze dei padiglioni. I luoghi che ho ritratto si trovano nella periferia nord-ovest di Roma, che in realtà è la zona in cui vivo e lavoro, e si tratta in particolare del Parco del Pineto, che è uno dei parchi più estesi di Roma, e del Parco Santa Maria della Pietà, che è un'area di verde che nasce intorno a quello che era l'ex ospedale psichiatrico di Roma, che era stato costruito seguendo il modello del manicomio a padiglioni. Io in realtà ero partita da questo contrasto tra la natura e le costruzioni, però mi sono ritrovata quasi da subito poi a seguire invece questa continuità che trovavo grazie proprio alle opere di street art che trovavo sugli edifici, quasi inaspettata, che però andava a ricostruire un'armonia poi tra questi elementi apparentemente molto diversi. E quindi in realtà è stato quasi naturale poi cercare di ricrearla anche nelle foto, che partendo da un momento di vuoto dovuto al lockdown, all'assenza insomma della partecipazione, poi mi in realtà rivivevo nel parco grazie alle opere anche nel vuoto. Bene, in ultimo Federica Nenci, che eccola là, che invece ha fatto davvero una periferia, cioè diciamo forse è partita già sin dall'inizio con l'idea: io voglio fotografare la periferia di Siena, no? E quindi diciamo ha iniziato subito, mi è sembrata probabilmente forse la partecipante a questo percorso che abbiamo fatto con le idee più chiare sin da subito, diciamo, determinata in quel modo. E devo dire che il lavoro di Federica, diciamo, mi è piaciuto molto, lo trovo molto interessante, molto completo, e secondo me andrebbe anche ancora di più sviluppato nel tempo, perché ha fatto poi un'indagine veramente su moltissime aree del territorio della periferia di Siena. E la cosa che mi ha colpito è che veramente escono fuori le anime di questo territorio, no? Per cui tu c'hai dai palazzoni enormi alle case piccoline, a questa relazione a delle cose che sembrano essere curatissime. Quando ho visto le prime foto, ricordo ancora proprio le prime foto che ha fatto, che stentavo a credere che fossero dei quartieri periferici, tanto la cura, tanto l'attenzione, tanto anche la qualità, diciamo, delle costruzioni che aveva fotografato. E poi invece si è cominciato a contaminare questo percorso, per cui sono venute fuori altre aree, sono venute fuori un po', diciamo, delle identità più tipicamente italiane, legate allo sviluppo di queste città, che non sono proprio mai, diciamo, massimo in termini di,
di qualità, diciamo, architettonica e anche di qualità visiva dello sviluppo del territorio. E anche questo è un aspetto interessante, perché ti fa capire appunto le tante anime che sono presenti, no? Sono presenti tra l'altro in una città relativamente piccola, una città che ha una storia importante, che ha una identità importante, perché noi immaginiamo Siena, ce la immaginiamo assolutamente e quasi esclusivamente in quel modo. Quindi anche per me, che pure ho girato tantissimo il territorio italiano, che ho lavorato appunto moltissimo sul territorio italiano, alla fine questa visione è stata quasi una scoperta. Cioè, ho scoperto che anche Siena ha le sue elementi, diciamo, meno armonici, che non è soltanto fatta degli stessi colori, della stessa materia. Ecco, raccontaci questa cosa del tuo lavoro. Allora, il mio lavoro nasce, diciamo, durante il lockdown, perché io vivo in centro e quindi, diciamo, ho vissuto un lockdown veramente molto stretto, diciamo. E quindi quando c'è stata la possibilità di andare un po' fuori dal centro storico, ho sentito la necessità di andare un po' nei luoghi dove hanno abitato i miei nonni per tanti anni e dove ho vissuto un breve periodo. E diciamo, è stato proprio questo bisogno di chiedermi dove sono arrivati i quartieri periferici di Siena, dove è arrivata la periferia di Siena, diciamo, dopo 40 anni, dall'inizio delle prime costruzioni, delle costruzioni dei primi quartieri. E perché comunque Siena è conosciuta prevalentemente, come appunto diceva Massimo, per il centro storico, fatto delle stesse materie, diviso in 17 rioni, in 17 quartieri che sono le contrade del Palio. Però Siena ha un'altra anima fuori dalle mura cittadine, che non sempre comunque dialogano con il centro storico. Proprio anche da un punto di vista architettonico, non mi sono voluta soffermare, diciamo, sugli aspetti negativi della periferia, quello non mi interessava. Ho proprio voluto narrare la periferia fatta del dentro e fuori, quindi dei palazzi all'interno, delle strutture all'esterno, questi giochi appunto tra la parte, diciamo, un po' più vecchia e quella più moderna, parti appunto dove c'è più dettagli, quindi dove c'è più presenza dell'essere umano, e parti magari un po' più abbandonate. Questo, proprio la necessità di anche di un respiro anche da parte mia, passeggiare in delle parti, in delle zone più aperte, proprio perché ho sentito molto questo senso di chiusura appunto legato al lockdown. È un progetto che mi sento ancora non finito, perché mi piacerebbe comunque poter indagare ancora di più attraverso questi quartieri, anche proprio nel loro sviluppo, perché ci sono anche alcuni quartieri che ho fotografato che hanno anche degli orti urbani, per esempio, e quindi c'è uno sviluppo anche importante, c'è questa necessità di far crescere questi quartieri. E quindi mi piacerebbe far comunque emergere questi aspetti positivi che anche appunto la periferia di Siena ha, come altre periferie d'Italia. Bene, bene. Come vogliamo volevo, procedere? No, volevo sì aggiungere un paio di cose. Intanto che rivedendo le immagini, ascoltando i vostri commenti, sono sempre più convinto della scelta di questo laboratorio, no? Nel senso che poi alla fine la periferia, se non è quella classica, canonica, raccontata da Sara, è però rappresentata anche nel lavoro di Maria Luisa, insomma,
però il parco dà l'idea di comunque di una delimitazione, no? L'abbiamo detto Franco Zanin e le montagne, quindi è un altro senso, in qualche modo una delimitazione. Quello che solitamente appunto viene raccontato intorno alle periferie, sono come dei perimetri chiusi, no? E in qualche modo queste immagini, quello che dicevo prima, insomma, non essere tecnicamente la periferia, cioè quella che viene delimitata come appunto nel lavoro di Sara dalle mura. Tra l'altro io vivo lì vicino, quindi conosco perfettamente quel paesaggio che hai raccontato. Ma invece una domanda che vi volevo fare, e che però vi prego di una risposta breve e sintetica. Quando si partecipa a un laboratorio del genere, io immagino che ci sia un inizio, una riflessione molto attenta, no? Perché il paesaggio ha bisogno di attenzione, di ricavare l'immagine, di costruire un percorso come avete fatto voi. Quella domanda più stupida che c'è, ma è molto importante invece: quanto tempo ci vuole a iniziare un processo come quello che avete iniziato voi? Qual è stato il vostro tempo materiale? Cioè, quanto vi siete girati intorno per capire poi quali erano le immagini che dovevano uscire fuori? Iniziamo con l'ordine che ci avevi tu, Massimo, casomai, se ricominciamo. Ok, allora quindi Franco per primo. Sì, allora il mio in realtà non è stato un lavoro fatto durante il seminario, ma un lavoro sull'archivio, cioè su foto che avevo già fatto. Quindi dal punto di vista, diciamo, della fotografia, del fotografare, ne ho fatte solo alcune per cambiare alcune cose, tipo condizioni di luci. Però ha lasciato in me la frequenza del corso, ha lasciato in me adesso l'esigenza di riflettere sul lavoro fatto, sulle modifiche da fare, e quindi di iniziare a progettare un lavoro sulla città, che finora appunto non c'è, quelle foto non hanno un progetto dietro, sono foto fatte più prendendo la sensazione durante gli spostamenti quotidiani. Adesso invece ho la voglia proprio di ripensare tutto questo lavoro e di vedere come raccontare la città. L'idea è nata proprio perché volevo diciamo, fotografare delle zone che fossero un po' al margine della città. Ovviamente siamo stati diciamo, ispirati da quello che abbiamo visto durante il laboratorio fotografico e sicuramente per me l'acquedotto è stato appunto, diciamo, ci sono arrivata dopo poco tempo. All'inizio avevo fatto altre foto che riguardavano appunto delle fermate della metro C di Roma fotografate di notte. E anche lì comunque c'era quindi una linea che partisse da fuori e andasse verso il centro. Avevo proprio l'esigenza di vedere come cambia la città durante i vari periodi di costruzione, da quella che può essere una periferia nata spontaneamente a un quartiere invece progettato magari negli anni 80 oppure ancora prima. E quindi sostanzialmente è stato questo il processo. Sì, allora io in realtà non avevo idea, quindi è stato tutto molto in costruzione, un processo in costruzione, nel senso che uscivo, provavo a fare fotografie, poi le riguardavo e ho provato a cercare un punto di vista, non ce l'avevo in mente dall'inizio. Quindi sì, sicuramente c'è stata una riflessione lunga e costruita pian piano su quello che ho fotografato. In realtà io ho fotografato il centro della città, però anche ascoltando di cui parlavate prima, probabilmente questo centro storico è stato a lungo, in questi 12 anni ha avuto molte caratteristiche di una periferia, nel senso disabitato, buio, dominato dal silenzio. E quindi paradossalmente Certo. è un centro, ma con caratteristiche che molto più spesso si attribuiscono a una periferia. Questo. No, allora ammetto che in realtà è stato, diciamo, una elaborazione, una riflessione molto approfondita che mi ha rubato molto, molto tempo perché, diciamo, era un approccio un po', un approccio nuovo che dovevo assumere e che
quindi mi ha portato, sia grazie comunque alle lezioni con Massimo durante il laboratorio, che sono state di grandissimo aiuto proprio per maturare questa riflessione, sia con proprio esplorazioni dei luoghi che poi ho fotografato, però fatte magari in momenti diversi del giorno, in occasioni diverse, proprio per andare a individuare e capire se la struttura, diciamo, la struttura che stavo ideando potesse funzionare e potesse raccontare poi quello che io stavo vedendo, insomma, l'immaginario che io stavo costruendo. Quindi, diciamo, è stato più lungo, forse almeno per i primi 2 mesi, praticamente non ho fotografato per nulla, ma ho solo ricercato e camminato ed esplorato. Io in realtà anch'io ci ho messo un pochino ad entrare nell'ottica, perché non avevo mai lavorato con una progettualità, non avevo mai lavorato in questo modo sul territorio, e in questo il laboratorio mi ha aiutato tantissimo, sia con le lezioni, perché abbiamo comunque affrontato i lavori, abbiamo visto i lavori di fotografi che hanno lavorato sul territorio, e anche con il confronto, ovviamente con la guida di Massimo, e poi anche con il confronto con gli altri partecipanti. Io sinceramente non avevo mai lavorato in questo modo, e grazie al laboratorio ho acquisito questo tipo di analisi di riguardo verso le relazioni, che ovviamente richiede molto tempo per quanto mi riguarda. Allora, io avevo già un'idea ben precisa del progetto, che poi, diciamo, si è sviluppata grazie al corso di Massimo. Prima di fotografare ho impiegato molto a camminare lungo il territorio, lungo i vari quartieri, perché avevo bisogno proprio di camminarci dentro, di capire le mie sensazioni, quello che vedevo intorno. Ovviamente il lavoro fatto con Massimo è stato determinante, perché è stato veramente una guida. Ci sono stati dei momenti che magari perdevo un po' di vista il mio obiettivo, e lui, attraverso il suo insegnamento, mi riportava sempre nella centralità del mio progetto. Poi sono stati tanti dei momenti in cui ho scattato, vari momenti della giornata, proprio per entrare ancora più in sintonia nel luogo, insomma, nei vari luoghi. Grazie. Okay, grazie. Massimo, se vuoi concludere. Ma guarda, la cosa per me importante è che un gruppo di lavoro, il lavorare in gruppo, anche se così, diciamo, in maniera così anomala, visto che si lavora, ognuno ha lavorato all'interno di un'area ben precisa e distante l'una dall'altra, io credo che sia un valore aggiunto importante. È importante per me, perché significa offrire, diciamo, il fatto che non ci sia soltanto una relazione tra un docente, qualcuno che conduce un corso, un laboratorio, e delle altre persone che sono semplicemente lì a seguirlo, ma c'è invece una relazione che poi si crea nel vedere le foto degli altri, nel ragionare anche insieme su punti di vista diversi. E io credo che questo sia un aspetto importante, no? un forte aspetto importante di crescita comune. Credo moltissimo al fatto che ci sia assolutamente bisogno di sviluppare una attenzione diffusa nei confronti del territorio, di qualunque sia questo territorio che noi abbiamo, dove noi incidiamo e dove noi viviamo. Questo perché appunto il territorio è il luogo principe degli accadimenti della nostra vita, è il luogo principe dove noi
come dire, ci realizziamo e operiamo, ma nello stesso tempo è anche quel luogo che determina, che in qualche modo non ha, non, dove non, non esiste soltanto una relazione, diciamo, nostra nei confronti del territorio, ma siamo anche noi stessi che in qualche modo subiamo l'identità di questo territorio, perché quello che noi siamo, appunto le relazioni che noi creiamo, la qualità della vita che noi abbiamo dipende moltissimo dal luogo dove noi viviamo, dalle trasformazioni che sono presenti all'interno di un luogo preciso, dalla storia di quel luogo. Per cui, diciamo, c'è in realtà il luogo è più, lo definirei quasi più un'entità che non un posto geografico. È qualcosa dove è un luogo, è un posto dove che si potrebbe essere definito meglio appunto come un concentrato di relazioni più che un semplice posto geografico. E da questo punto di vista, secondo me, noi come realtà italiana dedichiamo troppo poca attenzione nei confronti del nostro territorio. Abbiamo un territorio straordinario e nello stesso tempo non soltanto devastato negli anni che passati e che continua ancora a essere devastato, ma soprattutto dove, a cui noi non poniamo, secondo me, la giusta attenzione nella sua individualità, nella sua diversità. E io credo che da certi punti di vista la tragedia che noi abbiamo vissuto, diciamo, con il primo lockdown e poi con quest'anno di grande difficoltà, ha un po' aperto gli occhi. Io una cosa di cui mi sono accorto è che molti hanno cominciato a accorgersi di che cos'era il territorio, perché per la prima volta hanno visto dei luoghi familiari senza le persone, perché e questo ha trasformato, ha in qualche modo indirizzato l'attenzione non più verso gli altri, ma verso il posto. E io credo che questo sia un'attenzione che è una sorta di scoperta che è avvenuta, che è forse l'aspetto per certi versi paradossalmente positivo di questo momento difficile che noi stiamo attraversando e che abbiamo attraversato in passato. Perché se questo significa cominciare a scoprire che noi abbiamo di fronte un posto che è degno di attenzione, che merita attenzione e che è un posto che appunto determina anche la qualità della nostra vita, probabilmente impareremo a vivere meglio all'interno di un luogo e a rispettarlo meglio. Tutto qua. Sono pienamente d'accordo. Tra l'altro voglio aggiungere soltanto quello che dicevo un po' all'inizio, che la cosa che particolarmente mi appassiona sulla fotografia di paesaggio urbano che sia, è che porta spesso a una riflessione più profonda di quello che può essere il normale reportage classico, canonico di una struttura, di un evento, di qualsiasi cosa. Ma l'attenzione verso il paesaggio, come in questo caso, sviluppa secondo me in noi la capacità di assimilare e di immagazzinare il secondo momento di iniziare poi a lavorare su quello che ci si pone davanti, che è fondamentale secondo me per la crescita sia personale ma anche a livello lavorativo di quello che poi potrebbe essere o non potrebbe essere la funzione di un fotografo, insomma, per come la intendiamo noi. Io vi ringrazio a tutti, spero che questa esperienza vi sia piaciuta. Naturalmente spero per voi che ci sia un'altra occasione di lavorare con Massimo Siracusa, perché è sempre, fa bene alla salute lavorare con Massimo Siracusa. Grazie. Grazie a tutti voi, vi manderemo appena è possibile, appena sapremo calendari, eccetera, eccetera, vi aggiorneremo. E volevo soltanto, siccome questo è l'ultimo incontro che registriamo, è il sesto incontro, colgo l'occasione in questo caso per ringraziare naturalmente l'organizzazione di Iper Festival per questa opportunità che ci è stata data a noi di Officine Fotografiche, Giorgio De Finis in primis come organizzatore del festival e Claudia Pecoraro che è la persona con cui mi sono relazionato per organizzare questo impegno di Officine Fotografiche. Grazie a tutti voi, grazie a Massimo, come al solito, noi ci vediamo. E ancora buone foto.